Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati. Buonasera alla signorina buonasera. Nadia, alla signorina buonasera. Valentina. Tutte accaldate, come si addice a questa stagione, eh? Abbastanza. E devo aspettare il caldo per vedervi tutte belle. Una cosa che non cambia mai e che è uguale in tutte le stagioni sono le sentenze su Berlusconi. Ad esempio, adesso è stato condannato a 3 anni per la sentenza sulla compravendita dei senatori. Stiamo vedendo l'apertura del fattoquotidiano.it, ovviamente questa è la notizia dell'ultima ora, stessa pena per la Vitola. Per il Tribunale di Napoli, il leader di Forza Italia pagò Sergio De Gregorio per fargli cambiare casacca e affossare il traballante governo Prodi. Incombe naturalmente la prescrizione, non se ne farà niente, c'è però il dato di una condanna a 3 anni per Berlusconi. Allora comincio a sentire gli ospiti. Su questo parto da Pomari della FIOM CGL, una sua opinione su questa sentenza di pochi minuti fa. Innanzitutto buonasera, l'opinione è semplice, Berlusconi credo che ne abbia combinate tutti i colori, poi arrivano i processi e alle volte arrivano anche le condanne, come possono arrivare anche le assoluzioni, però penso che Berlusconi ormai non sia più un caso nel nostro paese, ci sono problemi più gravi. Volevo sentire, buonasera, la saluto Silvia Sardone di Forza Italia. Buonasera. Beh, diciamo che quando lo fa Berlusconi viene immediatamente condannato, quando lo fa Bersani si definisce scouting, quando i posti a destra e manca, diciamo che lo fanno tutti, diciamo che lo fanno tutti di prendersi delle persone e tirarle dalla loro parte. Qui si parla di corruzione però. Beh, si parla di aver pagato, però bisogna capire il limite, perché dare un incarico a qualcuno e poi dopo un mese vedere che questo cambia partito, che cos'è? Secondo me deve valere allo stesso modo, il concetto è lo stesso, che siano soldi propri o ancor peggio incarichi dati, magari incarichi pubblici dati per cambiare poi, casacca. Poi non so, c'è anche la condanna a 5 anni di interdizione dei pubblici uffici, non so se poi... Facciamo trasmissione di tutte le condanne di Berlusconi? No, dico su in questa sentenza. Ah, proprio. Ok, vabbè, ma tanto c'è già interdetto ai pubblici uffici attualmente, quindi vabbè, abbiamo capito che qualcuno non vuole che Berlusconi si candidi da qui a fino a quando muore. Ne prendiamo atto, va bene. Marian Ismail della Comunità Somala, mi commenta questa sentenza? Ma più che come comunità somala vorrei commentarla come appartenente al Partito Democratico. Ah nel sì, senso è vero che lei cambia giacca a esatto, seconda delle no, ma lei me la fa cambiare lei. No, perché è un atto politico questo. Quindi, ma al di là di tutto, qui stiamo parlando di 3 milioni di euro, voglio dire la corruzione comunque c'è, insomma, far cadere un governo e inquinare... Cioè, voi godete ancora per le disgrazie di Berlusconi. Inquinare un tempio come deve essere un Parlamento, un Senato, insomma, un tempio politico, io credo che sia una cosa veramente... Oscar Strano di Noi per Milano, intanto diciamo cos'è Noi per Milano ma in un secondo. Sì, Noi per Milano è un'associazione politica nata su Milano per affrontare le amministrative del 2016, riteniamo che l'offerta politica nell'ambiente di centrodestra sia abbastanza scarsa. Andiamo alla sentenza. Alla sentenza, beh, insomma, il trasformismo politico è una pratica molto conosciuta nella storia italiana. È vero che comprare dei sostenitori da un ramo all'altro del Parlamento non dipinge di onorabilità la politica in senso lato. È anche vero però che, voglio dire, bisogna vedere i termini in cui questa compravendita è stata fatta, perché ci sono modi di riconoscere appunto ruoli politici, supportare delle fondazioni, supportare dei progetti, ci sono molti modi e mi sembra che il faro sia sempre puntato verso il centrodestra, quando il centrosinistra agisce nella maniera analoga si tace per convenienza. Fabio Rolfi della Lega Nord, ancora siamo a parlare di Berlusconi qua, eh? Sì, comprare i parlamentari per sostenere o far cadere governi è una prassi che in Italia è iniziata nel 1946 e è tuttora in corso, anche o con prima. Soldi privati o con incarichi politici in governo o quant'altro, solo che Berlusconi viene condannato, altri no. Mudu Gay dell'associazione Sunugal, siamo qui per parlare di altro stasera, ma è giusto che tutti dicano la loro.
Beh, secondo quello che ho sentito, io non posso che essere d'accordo con Marianne, perché... Ovvio, mancherebbe. Come mi state dicendo, è una cosa che succede dal 46 a oggi, io direi nessuno che... Nessuno l'ha giustificata. No, questa infatti, cosa non deve succedere, secondo me non è corretto comprare tutti. Nessuno. Poi, come dice lei, la dottoressa, giusto dare un incarico. Allora, se uno dà un incarico a Marianne perché è competente, perché allora quella è un'altra cosa. Ah, caro, ma dare 3 milioni di euro a uno per lasciare un partito, direi che non è Non so come funziona nel tuo paese, corretto, ma dare un incarico a una persona che appartiene a un altro partito per fargli cambiare partito e sostenere magari un governo che prima era avverso, per me è comunque sempre trasformismo ed è una forma di corruzione politica che è prassi in questo paese. Solo che Berlusconi viene condannato, altri... Continuiamo il giro col dottor Antonio Basile, così, il mio amico medico della Mutua. Non penso che nel suo ambulatorio domani i pazienti parleranno di questo, no? Nell'ambulatorio i pazienti parleranno anche di questo. Ma il problema non è la compravendita dei senatori, dei deputati o delle varie cariche. Il discorso è dare la colpa a qualcuno. È semplicissimo, la colpa si dà sempre a Berlusconi, poi Berlusconi verrà tranquillamente assolto. Intanto le altre porcate in silenzio vengono perpetrate continuamente senza che cambia assolutamente nulla. Guarda, proprio oggi è uscita una richiesta di condanna per Penati, per esempio, su un altro sul sistema Sesto, quindi la corruzione nel campo politico è vasta e arriva dappertutto. A 360 gradi tutti, non c'è corruzione solo in Forza Italia, non c'è corruzione solo nella Lega, c'è corruzione dappertutto, che poi venga preso sempre uno... E anche sempre. Non è vero, ma quest'uno comunque è potente, ne esce sempre comunque tranquillo. Alla fine nessuno viene condannato e nessuno paga. Però c'è da dire, allora, se il fatto succede a Mario Gorni, che non conosce nessuno, ovvio che i giornali non si impegnano più ma di tanto. Ma viene condannato comunque perché fa numero. Quindi lui ha appena parlato di Penati. C'è una richiesta di condanna. Quindi i livelli penso che siano diversi. Solo che Penati non verrà condannato. Forse Berlusconi perché lui è un personaggio, questo è grave, una comunque persona, che non si condanni, un modo di fare che è amorale e eticamente non corretto, comunque che venga da destra e da sinistra. È ovvio, quello è uno sbaglio, perché no, ma si dà state in piedi con i parlamentari di Scelta Civica passati con voi in cambio di posto al governo. Possiamo dire, state in piedi grazie al Senato, grazie ai voti di Scelta Civica. Scelta Civica, ma sono passati col PD, il problema non è chi compra, è chi si vende. Allora condannate anche quelli, però, perché anche quello è trasformismo, cioè la radice comune è il trasformismo. Stiamo dicendo la stessa cosa. Qui c'è però di particolare che si è pagato 3 milioni per case date, mutui pagati, scopriremo con il tempo che cosa ha dato Renzi ai Grillini. Non so se vi ricordate questo passaggio in blocco di in Parlamento c'è una proposta di legge sul vincolo di mandato, sarebbe opportuno parlare. Vabbè, però insomma questa roba qua ve la leggete sui giornali domani, perché noi l'abbiamo commentata e va bene. A me colpisce molto di più questa immagine che tratta da oggi ed è praticamente accade nello stesso momento in cui in Grecia si decide il futuro dell'Europa. Questa è Federica Mogherini, che è l'alto rappresentante della politica estera europea. Era un weekend furibondo, il referendum in Grecia, ci sono tutti i problemi dell'immigrazione. Era in Grecia. Bene, la Mogherini se la spassa, uno si chiede dov'è la Mogherini, cosa fa la Mogherini, cosa fa l'Europa, cosa fa l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea nel giorno tra i più tragici per il futuro dell'Europa. Ecco, domenica faceva il suo lavoro, godersela, e se la godeva, e questa immagine tratta da oggi, vediamola a pieno schermo, in spiaggia a Capalbio. A me mi ha colpito, no? Mi ha colpito, poi torna anche la Grecia, perché c'è un'altra signora italiana che se la tira e se la spassa e sta bene, che è la Presidente della Camera, Laura Boldrini, anche lei è molto preoccupata per la Grecia, se ne stava nei giorni scorsi
scusate per l'immagine, ma questa è, e questa non è che potevo, se ne stava nelle spiagge greche, no? Abbiamo solo questa immagine qua, tratta da chi? Ne abbiamo anche altre, ecco, vedete, cioè lo capite? Cioè questa qua è quella che ci viene a dire come la dobbiamo pensare, come che dobbiamo essere tollerati. Infatti era in Grecia ad approfondire la crisi greca. Non c'è mai crisi per certa gente, Vedete, questa è la Mogherini che se la spassa a Capalbio, altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, quell'altra era la, è ancora, sono tutte e due ben presenti. Però bisogna anche dirlo, no? Ci sono dei momenti in cui magari si dovrebbero nascondere, non perché sono cesse, ma perché hanno un ruolo importante. A Capalbio, in spiaggia, mentre la Grecia votava, alto rappresentante, con stipendi della Madonna, e l'altra, me la ridate, in vacanza in Grecia. Questo è. Tutto questo mentre a Milano viene fuori questa storia delle mamme borseggiatrici, no? Che fa un po' pensare, andavano nel metro a rubare il portafoglio, anzi abbiamo delle immagini di mentre rubavano il portafoglio tratte dal sito del Corriere.it, no? Andavano a fare i portafogli della gente, quello che accade sempre e sovente in metropolitana a Milano e non solo, anche per strada, a Milano come a Roma, come a Torino, come in tutte le città. Queste qua sono le famose borseggiatrici che trovano il pollo, trovano pollo neanche tanto, trovano un poveretto che prende il metrò, il turista, e gli portano via col trucco del passeggino, utilizzando i bambini e tutto quanto, gli portano via il portafoglio. Ovviamente la polizia locale di Milano ha fatto una brillante operazione, però un portafoglio su 1000 viene recuperato e un ladro su 1000 viene arrestato. Quando viene arrestato, e lo rivela il Corriere di oggi, quando viene arrestato questo ladro si scopre che, vediamo quella pagina del Corriere che è molto illuminante su come funziona sto paese, vengono qua a rubare tutti e stanno qua a rubare tutti perché gli diamo la casa, gli diamo i sussidi, in questo caso no la casa, ma però credo tanti sussidi, e vedete le mamme borseggiatrici del metro, quelle che avete visto in azione in quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo e che preoccupano tutti quelli che arrivano a Milano, ecco, le mamme borseggiatrici del metro hanno 25 figli, ma sono già state arrestate, 78 volte. Questa è una situazione imbarazzante per un paese che si definisce civile. E non abbiamo un dettaglio maggiore dell'articolo, perché, insomma, arrestate 78 volte. Ridiamolo, arrestate 78 volte, non è un gioco, cari amici della regia. Viviamo in un camper, rubiamo, ma solo agli stranieri, dicono. Ridammi quel titolo e dammi ancora quelle immagini lì. Le avevamo già prese 78 volte. Capite perché le forze dell'ordine, mentre vi danno il titolo e vi ridanno le immagini, e mi ridanno le immagini, capite perché continuano a rubare? Perché non gli facciamo mai niente. Capite perché le forze dell'ordine ogni tanto si girano dall'altra parte? Ecco, per questa ragione qui. Questo è anche un paese molto tollerante, no? Perché poi c'è chi si incazza, come dei clandestini in provincia di Belluno, dove sono nato io. Una volta eravamo molto cattivi da quelle parti. Adesso ospitiamo profughi, Ospitiamo profughi e lasciamo che si rivoltino anche se non hanno il wifi. Vediamolo questo articolo tratto dal Gazzettino. Che cosa fanno i profughi? Hanno bisogno del wifi oltre che di tutti i comfort e si ribellano. Vediamo l'articolo dalla regia, l'articolo in cui i profughi, io potrei parlare per ore, arriva quell'articolo dei profughi, grazie. I profughi che si lamentano appunto perché gli hanno staccato il wifi, si arrabbiano e chiamano la polizia, 24 ore senza la connessione internet, quindi l'impazienza,
la messa alle strette dell'operatrice e la chiamata al 113. Staccano i wifi, i migranti ospiti si arrabbiano e chiamano la polizia. Succede in provincia di Belluno. E poi invece centro Milano c'è un partito che si candida a governare che permette, infatti la base leghista è in rivolta, che permette che ci siano manifesti della Lega con questo personaggio qua che è Febal, avete visto, ministro dei lavori particolari, città di Milano tappezzata di manifesti, questa notizia è tratta da Affari Italiani, città di Milano tappezzata di manifesti della trans Febal con il solo fazzoletto verde leghista a coprirle il seno. Febal, ministro dei lavori particolari, recita la campagna, ma la base del Carroccio non apprezza, disgustoso, mi fa schifo, insulto alla Lega. Cioè, allora, insulta di più Febal con i suoi lavori particolari, però dichiara che lavoro fa, si prostituisce, o insultano di più le bellezze al bagno che rivediamo e che abbiamo visto anche prima, o insulta di più il fatto che arrestiamo le persone 78 volte e queste continuano a rubare, boh. Però stasera parliamo di terrorismo, lo facciamo subito dopo la sigla, che a questo punto può partire, sigla. Eccoci, allora ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, Nadia, che è molto facile da ricordare, andate su Facebook e cercate Forte Chiaro TV, da lì potete controllare ma soprattutto commentare la trasmissione. Per intervenire in diretta il numero di telefono è 02-386-02359, poi c'è la mail con Valentina che le legge tutte e poi mi chiama quando c'è qualcosa di molto interessante, diretta a @intelligo.tv. I terroristi sono qui, chi ci protegge? Il nostro titolo, perché ci sono elementi allarmanti, perché ci sono persone che hanno deciso di passare da quella parte lì e quella parte lì sta trovando purtroppo la parte del terrore, la parte dei tagliagole, la parte dei tagliateste, la parte dei terroristi sta trovando molto consenso, specie tra gli italiani. Ne parliamo tra poco, intanto io vi ripresento gli ospiti che sono Marian Ismail della comunità somala che è tornata a trovarci, come avete visto, Mudu Geye dell'associazione Sunugal, anche lui è un piacevole ritorno, non so se sia piacevole, ma è un ritorno invece Renato Pomari della FIOM. Io spero di sì. CGL. Va bene. E poi Fabio Rolfi della Lega Nord. Buonasera. Buonasera, buonasera. Silvia Sardone di Forza Italia. Buonasera. Odiata dai vecchi di Forza Italia perché va in televisione, sfonda e piace tanto. Lo prendo Oscar, come un merito. Mica le ho detto una porcheria. Dico che lo prendo come un merito se i vecchi mi odiano. Oscar Strano di noi per Milano. Buonasera. E il dottor Antonio Basile, il nostro medico della mutua. Allora con loro parleremo, ma anche con il nostro pubblico che già sta telefonando. Partiamo ovviamente dal caso della cosiddetta, sì, si chiama così, da questa Fatima che io non saprei come definire se non una terrorista che tra l'altro è libera di rilasciare interviste e farneticare. Lei è una, ma ce ne sono molti altri, perché purtroppo questa è la realtà della quale vogliamo parlare subito dopo la pubblicità. Eccoci allora, siamo tornati. Allora, la notizia del giorno è la condanna a 3 anni di Berlusconi, la sentenza sulla compravendita dei senatori, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, il processo si prescriverà il 6 novembre, per cui non succederà niente, ma appare provata una certa propensione a comprarsi gli avversari per tenere botta col governo, ma è una roba che ha fatto anche Renzi, senza comprarli, ma li ha ammaliati col suo fascino,
Però insomma è una roba che fanno tutti. Roberto, il discorso è un conto è pagare, un conto è una trattativa politica, che voglio dire, entrambe le cose se sono vogliamo, deplorevoli, una è più grave però dell'altra. Però uno è grave, è gravissimo pagare. Insomma. Allora, questa vicenda dei terroristi sembra non avere fine, perché a Pisa per esempio è stato arrestato recentemente un marocchino, ma la più famosa è... Questa Fatima che stava anche dalle nostre parti, viveva non integrata con la sua famiglia, che infatti è complice con lei, ed è stata arrestata nelle vicinanze di Milano. Allora, ascoltiamo qualche intercettazione che noi abbiamo ricostruito. In questa, ad esempio, Fatima spiega al telefono che è obbligatorio, secondo la sua mente malata, emigrare verso lo Stato Islamico, che non esiste l'opzione mi piace o non mi piace, e giustifica l'odio verso i miscredenti, cioè in quelli che non sono come lei, pazzi. Vediamo. Io parlo a colui che lavora per queste persone qua, questi animali. Allora, voi dovete attenervi al Corano e alla Sunna e dovete adempiere i vostri obblighi. Non c'è l'opzione mi piace o non mi piace. La hijra è obbligatoria, punto. Quando si formerà il califfato, voi dovete correre nella terra di Hashem. Coloro che fanno la hijra fissabilillah sono di tre tipi, ascoltate bene. Il primo tipo sono quelli come me, inshallah, bin letale, come tutti gli altri, che sono venuti qua per amore di Allah subhanahu wa ta'ala, che hanno obbedito al comando del califa, Abu Bakr al-Baghdadi, che Allah subhanahu wa ta'ala lo protegga sempre, allahumma amin, no? E che sono venuti qua per la hijra fissabilillah, solo per soddisfare il volto di Allah, l'Altissimo, che noi dobbiamo vivere sotto la Sharia. Sotto la Sharia noi dobbiamo odiare il Tawud e i Kafirun, fossero anche nostra madre e nostro padre, ok? Non c'è nessun amore per il miscredente, nessun amore, wallahi, nessun amore. Se voi diventerete miscredenti, a'udhu billah, che Allah subhanahu wa ta'ala vi protegga e mi protegga dal kufr, io, wallahi l'azim, non potrò mai, mai volervi mai più bene, mai più, perché voi avete scelto il kuffar ad Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala dice che avranno successo solo coloro che hanno creduto in Allah, l'Altissimo, che hanno adempiuto i loro doveri religiosi. La hijra è un dovere religioso, la hijra è come la salah, la hijra è un dovere religioso. Qui c'è il califa da 2 anni che vi chiama all'Islam, che vi chiama alla hijra. Se voi moriste adesso, a'udhu billah, non so che fine fareste. Quanto male fa Mudu a quelli di religione islamica una roba del genere? Ma malissimo, io penso che veramente, io spero che chi... ascolti le parole di questa dottoressa, signora, non saprei come dottoressa chiamarla, diciamo, e non credere minimamente in quello che dice, perché la religione islamica non dice questo, non ha mai detto questo. La religione islamica ha cercato sempre la convivenza. Io arrivo dal Senegal, in un paese dove c'è il 90%, l'80% musulmano, che ci sono poi altre religioni, dove trovi una moschea e una chiesa vicino. Allora mi chiedo, la convivenza, insomma. No, quando parliamo, Senegal, no, quando parliamo dal Senegal è così. Perché siete molto conviventi. Cioè, io parlo di quello che conosco e dove sono vissuto e cresciuto. Dove è la metà dei miei anni l'ho passato in questa Italia con la comunità islamica, non parlo solo di senegalesi, parlo di stranieri in generale, non ho mai sentito una parola del genere detto né pronunciato da un conoscente per strada. Allora, se mi vengono a portare queste testimonianze, io questa persona non posso che considerarlo semplicemente un pazzo, perché è pazzo, Oscar, è uno che strano, cerca strada, uno che cerca pazzi, un nome, questo punto però e basta. Beh, la cronaca ci dice che, voglio dire, di attentati ne subiamo tanti in Europa. Il problema è molto più profondo di come è posto, non è un problema religioso, è un problema che, dirò una cosa forte, ma ci credo veramente, secondo me è in atto una vera e propria crociata all'inverso, ma non contro la cristianità, contro il sistema occidentale in genere. Diciamo che è da molto tempo che qualcuno... Contro il mondo intero.
contro il mondo intero, perché è la libertà che viene minata. Quando sentiamo certe affermazioni è la libertà che viene veramente minata. E sono contento che rappresentanti della comunità islamica prendano le distanze, però bisogna riflettere molto, molto più approfonditamente, perché è vero che non sono tutti gli islamici dei terroristi. Però è vero che il terrorismo nel mondo agisce maggiormente nel nome dell'Islam. Questa è una riflessione profonda che dovete fare anzitutto voi. Non sono per niente d'accordo. Come non siete per niente d'accordo? Scusate, tutti i gruppi terroristici. Tutti i gruppi terroristici nel mondo che oggi sono nella cronaca. O ci informiamo bene veramente di quello che sta succedendo nel mondo, perché poi oggi è troppo facile usare il nome Islam, e perché c'è... Io l'ho già detto altre volte. Ci sono delle battaglie molto più profonde, molto più interessanti, che non è l'Islam. Poi vengono usati l'Islam e il cristianesimo, perché io vado in chiesa e come i miei amici della chiesa entrano in moschea, perché io porto in Senegal dei cattolici, dei cristiani, dei buddisti. Il nome di Cristo nessuno ti ammazza Allora, beh, insomma, storicamente, quindi vuol dire che c'è una evidenza di oggi. Allora parliamo delle crociate e va bene, ci mettiamo a fare storia. Gli esseri umani sono storti di sé. Allora, se mi si parla, allora rispondo dal punto di vista islamico, sono una donna musulmana, rispondo dal punto di vista storico, non diciamo barzellette, nel nome di Dio, nel nome di Dio, nei secoli si è ammazzato a destra e a sinistra, cristiani, ebrei, musulmani. Ma oggi stiamo parlando di oggi. Benissimo. Chi è che ha fatto l'attentato in Francia? Nel nome di Dio hanno ucciso. Le dico una cosa, assolutamente sono stati musulmani deviati. Ma dovresti domandarti a chi sono manipolati, da dove arrivano. Posso parlare come musulmana? Allora, le principali vittime di questi attentati siamo noi. Siamo d'accordo. Siamo noi. Siamo d'accordo. Qui c'è una guerra fra sunniti e sciiti. Ma non ci possiamo fermare a questo. Allora, l'altra settimana, due settimane fa, quando c'è stato l'attacco in tutto il mondo, si è partito da Kuwait con una bomba in una moschea sciita e sono morti 40 musulmani. Siamo finiti in Somalia con altri 70 militari. Abbiamo visto quello che è successo in Tunisia. Guardi che ho detto che la vittima è la libertà, europea. La libertà con l'Islam e con questo utilizzo dell'Islam non c'entra assolutamente nulla. Quindi, allora, o ragioniamo e siamo tutti sulla stessa barca e andiamo contro il terrorismo insieme, oppure se si continua a leggere e a dire questi slogan, oggi i terroristi sono... Allora, possiamo dire, oggi in Ucraina si sta ammazzando... No, oggi posso dire, il califfato si fa a una devianza. Quelli non sono musulmani, sono pazzi. Ha una devianza, sono la prima a denunciare questo. Pazzi che però usano il Corano per ammazzare. Possono usare anche la cosa delle motociclette per ammazzare. Non gli importa nulla. Quando tutti i motociclisti ammazzeranno per la motocicletta, ne parleranno. Per cortesia, Però quando la maggior parte dei gruppi islamisti ammazzano, i gruppi islamisti sono foraggiati, per esempio, anche dall'Occidente. Perché Gheddafi l'avete voluto tirare fuori voi. Saddam Hussein l'avete voluto tirare fuori. E stiamo noi dato che sei anche Sardone, sono quello del tuo partito. Non ci siamo dati scusami Silvia, grazie, va bene. Mi perdoni. Ecco. Allora, guardi, signora, io ricordo sommessamente che il dare del tu di Silvia sia invece bello. Deve essere concordato. Perché io non mi sono permessa di... Mi sembrava un modo amichevole per dialogare. Risponda su questo concetto. C'erano le persone del suo stesso partito, del Partito Democratico, a manifestare in favore delle primavere arabe. Quindi io non so se lei aspetta, è un po' bipolare lei, per la quale da una parte è islamista, dall'altra parte islamista a me? No, nel senso islamista a me? Il 3,1% delle persone islamista a me? Perfetto, sono contenta. Allora le chiedo, no, mi scusi, no, lei mi deve delle scuse. Vabbè, allora le do benissimo. L'islamista non lo accetto. Lei invece è una moderata. Io sono moderatissima, sono una laica. Lei lo sa, e lo dico tutti i quotidiani, non lo dice la Sarkozy, è roba mia. Che più del 3% delle persone... Vabbè, l'ha voluto togliere lui, dopo, quando vado in modo, di ascoltare il partito altri, famoso delle primavere arabe. No, quello che volevo dire è che non so se lei lo sa, bene, ma lo so, tutti i quotidiani in questi giorni hanno riportato
che il 3,1% dei musulmani in Italia pensano che quello dell'ISIS sia il vero Islam. Ma quanti sono? Lo sa. Beh, l'ho detto tutti i quotidiani, 3%? Anche quelli che lei... C'erano anche gli italiani che credevano alle Brigate Rosse. Che cosa vogliamo dire? Che tutti... Potrei sentire la Sardone che completa una frase. Sono circa 50.000 quelli che quindi pensano che l'ISIS sia il vero Islam. Allora, su questa cosa, secondo me, il governo italiano sta latitando troppo, perché non sta sottovalutando il problema. Quelle le parole che abbiamo sentito prima da parte di quella che secondo me è una folle, pazza e che purtroppo è stiamo continuando a sentire. Per perfetto. Le parole di quella lì sono probabilmente pronunciate dal 3,1% dei musulmani che abbiamo qui in Italia. E secondo me il Partito Democratico, Renzi e anche Alfano stanno sottovalutando questo problema. Nessuno lo sa. Io sono preoccupata. Valutando. Anche perché in quasi tutte le registrazioni, finisco il concetto, in quasi tutte le registrazioni mettono come uno degli obiettivi caldi Roma, e non è che proprio Roma non sia. E lei pensa che un partito e un presidente Roma, ahimè, è la capitale italiana. Un premier dorma su questo. Scusa, Sardone, ultimo solo. La Sardone è libera di dire che secondo lei l'emergenza è sottovalutata da questo governo. No, assolutamente, perché sennò allora, come avrebbero fatto libera, a chiamare Roma? Come hanno beccato? La Sardone è libera di dire che questa emergenza... E la Ismaile è libera di dire che non è vero. Perfetto. No, c'è una strumentalizzazione. Nella sua libertà di dirlo, la Sardone magari potrebbe avere la libertà di finire la frase. Ma certamente. Poi lei contesta e tutto quanto, ma dopo la pubblicità. Grazie, caro. Allora, continuiamo ad ascoltare le intercettazioni, che non sono le ricostruzioni, dopo abbiamo anche le ricostruzioni, questa è l'intercettazione vera e propria. A colloquio con i genitori, Fatima, questa qui della copertina, della nostra copertina, che si è guadagnata la copertina è ancora pontifica, è la bella tranquilla a tagliare teste, a mitragliare, a fare quello che fa. A colloquio con i genitori ricorda al padre il suo ruolo di padrone della famiglia, sottolineando come la madre, che probabilmente esitava di fronte al fatto che dovevano partire e raggiungerla, non abbia nessun ruolo decisionale. Si fa come dice lui e come, quindi, come decide Fatima. Questa capacità incredibile di manipolare i genitori. Sentiamo. Questa cosa qua, papà, anche tu hai messo la firma per andare lì a lavorare. Pa, subhanallah, questa cosa è una cosa troppo grave, subhanallah. Perché tu sei chiamato all'Islam, sei chiamato alla Hijra. Tu comandi in casa, non mamma, wallahi l'azim, tu comandi. Se tu stasera decidi che non si mangia, wallahi, nessuno si mangia, ok? Perché tu decidi, ok? Tu sei l'uomo di casa. Tu hai deciso per la Hijra e allora prendi mamma per i capelli e vieni qui a fare la Hijra. Cioè, lei non ha bisogno di nessun parere, noi non vogliamo il parere di nessuno, ok? Se Said decide che io non posso più uscire per nessuna cosa, ok? Wallahi, non posso uscire, perché negli Yomul Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala mi dice tu sei uscita senza il permesso di tuo marito, subhanallah, il Rasul... Allah al-Salam disse che se c'è una persona, se c'è qualcuno al di fuori di Allah a cui la donna può prosternarsi, è la donna che si prosterna a suo marito, al marito si deve obbedienza totale, ok? Allora, mamma, papà ha deciso per la Hijra fissabilillah. Lui non ha alcun dubbio, ok? Tu non hai nessun ruolo, ok? Tu non hai nessun ruolo. Papà deve decidere. Papà ha deciso per la Hijra e allora la Hijra così si fa, punto e basta. Tu non hai nessun ruolo decisionale, ok? Pomari, non è che lei mi difende sta gente ma qui. Per carità, per niente proprio, cioè indica però... proprio la sottomissione della donna e anche di se stessa al ruolo dell'uomo, ma vorrei dire una cosa, la bassa manovalanza c'è sempre, legata anche all'ignoranza, è legata appunto a questa... Ma questa non è bassa manovalanza, questo sta facendo parlare... No, il problema del terrorismo... È una follia, no, scusa, il problema del terrorismo è chi finanzia
queste strutture ma come l'ISIS sono i grandi stati, sono la Turchia, l'Arabia Saudita, sono gli stati occidentali che muovono questo con i soldi. Questi sono dei poveracci, purtroppo. Sì, ma poveracci che li stiamo ascoltando in televisione, ma non sono poveracci. Non sono questi poveracci qua. Siamo noi. Tagliare i fondi ai paesi arabi in questo. E gli unici parla che combattono, non parla il nome mio, che combattono l'ISIS, la io sono d'accordo con Rolfi, che la donna si deve mostrare sull'uomo. Io sono d'accordo su quello che ha detto sul Kurdistan. Ricordo, registro, sottolineo che chi vuole la Turchia in Europa, chi ha foraggiato la Turchia, chi ha sostenuto la Turchia, chi voleva far fuori Assad, Dio ce ne scampi di Assad, che sarà anche un criminale, ma ha fatto una barriera e si è ancora in piedi grazie magari alla Russia che ha impedito certe azioni militari. È stato l'America di Obama, l'Unione Europea, l'Italia con gli ultimi governi, PD e non solo il PD che voleva la Turchia in Europa. Cioè ricordiamo questi grandi errori geopolitici fatti anche dall'Italia e da questi partiti che hanno rischiato di provocare il disastro. Però posso dire una, no, una cosa, ho finito. Perché va detta. Non mi interessa. Scusa un secondo, solo che finisci. Io vorrei che ti lasciami parlare, sei anche simpatico. Okay, va bene, ti lascio parlare. Però un minuto, poi rispondi. Magliela questa osservazione, te la lascio fare io. Vai. No, perché, grazie. No, perché se tutto questo gira e poi andiamo a arrivare a questi partiti, a questi altri, vuol dire che non ci siamo. Perché io non vorrei fare una strumentalizzazione politica su questo, né di destra né di sinistra. C'è un problema nazionale ed internazionale, cerchiamo di affrontarlo nei migliori dei modi. Sì, c'è un problema, non è la destra o la sinistra, capito, ma il mondo, però c'è una responsabilità politica, la Turchia non è Europa. È l'avamposto del mondo islamico, è un paese però islamico, è un paese che si sta islamizzando con un presidente Erdogan che ha fatto una scelta molto radicale ed è il principale sponsor che consente anche l'ingresso in Siria dei criminali, quelli lì. Quindi lo poniamo come interlocutore o come un problema politico serio? È un problema politico. Da questa scelta deriva la coerenza che richiede da lui. Io posso dire, ho finito. Che su questo tema il mio partito è sempre stato molto coerente nel definire Erdogan nella Turchia un problema. Aspetta che c'è una polemica sulle email per quanto riguarda una cosa che io ho detto prima. Allora leggila, Valentina, perché mi diverte sta roba. Il signor Magni ci scrive: egregio Poletti, sono rimasto veramente male per come ha trattato due nostre rappresentanti politiche donne, mostrandole al mare. Che male hanno fatto e che cosa hanno rubato quando erano al mare? Non possono prendersi una pausa dal lavoro che certamente è più impegnativo del mio e del suo. Non erano al loro un po' di rispetto, così caro importante. Poletti. La domanda. Sì. Lei mi piaceva di più alcuni anni fa, forse invecchiando. Allora, a parte che mi ha detto che sono invecchiato e questo basta per farmi incazzare, no. Ma non è sicuramente il lavoro di queste due donne. Rivediamole. Questa è la Presidente della Camera, Laura Boldrini, e quest'altra è l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, la Mogherini. Cioè, non è che queste due lavorano più di me. Non si fanno un culo così svegliandosi alle 5 di mattina come me. Queste qua non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, perché se la Presidente della Camera funzionasse, la Presidente della Camera farebbe funzionare la Camera come dovrebbe e non sarebbe quel coacervo di sprechi che ancora continuano. È la donna più antipatica del mondo, è la donna più inutile del mondo. La Mogherini ha l'incarico più inutile del mondo, perché si chiama alto rappresentante e non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Quindi queste due donne, Mogherini del Partito Democratico e l'altra, la Presidente della Camera, espressione di SEL, sono due donne che guadagnano, quando gli va male, 15.000 euro al mese più tutti i benefit e non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. La Mogherini, il giorno in cui si votava il referendum greco, era con le chiappe all'aria, a Capalbio, e che chiappe, lasciamo perdere, e la Presidente della Camera, nel momento più grande della crisi della Grecia, che parla sempre dei poveri, era farsi il bagno in Grecia. Poi si sono anche fatte fotografare stupide e inutili due volte. Punto. Questo è il mio pensiero. Se nel caso, no, Valentina, non si fosse capito come la penso. Però dopo la pubblicità noi torniamo a Fatima, che è un'altra donna inutile che fa molto più danni di queste due, perché quella Fatima della copertina è là ad ammazzare gente. E poi fa anche le interviste telefoniche al Corriere. E poi tira nella merda e nell'odio
tutta una religione che magari non è tutta così, anzi sono certissimo che non è tutta così, e quindi infama da convertita, infama tanta gente che magari vuole solo pregare, amare il prossimo e farsi i fattacci suoi. Quindi vedete, tre donne negative, una peggio dell'altra, dopo la pubblicità.